Però voglio dire una cosa, separato dal volontariato, vuoi proprio dire una cosa sull'importanza di questo strumento importantissimo per la protezione civile anche del domani, perché noi questa volta abbiamo un'area ristretta, grazie al cielo. Se l'area fosse stata molto vasta, il problema dei numeri diventava importante. Noi non abbiamo più un esercito di leva, lo abbiamo abolito per fare un esercito professionale, scelta legittima e giusta. Però non abbiamo più i numeri. E una volta, io penso ai grandi terremoti, si interveniva con 35-40 mila ragazzi delle forze armate, organizzati, disciplinati. Oggi noi abbiamo, possiamo portare in linea 4 mila vigili del fuoco facendo il massimo dello sforzo sui 30 mila dell'organico, perché dobbiamo tenere tutta la struttura efficiente sul territorio nazionale. Ma poi le forze armate non ci possono più dare queste forze. Queste forze. Voglio ricordare i forestali che qui si stanno muovendo. Bene, ma sono senza finire il ragionamento. Ma i forestali sono nati adesso, anche. Sono ancora le forze che noi abbiamo, cioè sono sempre quei numeri dei grandi terremoti del passato, ma i quali si aggiungevano 35.000 persone giovani delle forze armate. C'erano anche i volontari. Quindi bisognerebbe tornare al servizio di leva obbligatorio? No, dobbiamo ritornare, nell'altro adice, ai corpi comunali dei pompieri. Cioè creare fare dei gruppi volontari che già esistono di protezione civile comunale, ci sono anche nelle nostre Lombardia, ma ce ne sono. Dargli una catena di comando, come ce l'hanno in Trentino e Alto Adige, in modo da poterli radunare nei momenti di grande emergenza. Altra cosa, sono molto importanti per la prevenzione sul territorio, perché lì sul territorio, dire dove sta la vecchietta sotto o la persona che la squadra di soccorso deve trovare, se c'è il gruppo dei volontari locali, guida i rinforzi che vengono. Certo. Questo è uno sforzo che questo paese deve fare. Perché? Perché noi, avendo abolito prima della guerra i corpi locali di vigili del fuoco, creando un corpo nazionale efficientissimo, bellissimo, ci ho passato una vita, ho per loro una gratitudine infinita, però sono pochi. Noi non possiamo trascurare quello che gli altri paesi hanno. La Germania ha 1.100.000 persone, giovani e donne, inquadrati nei corpi dei pompieri comunali volontari, insieme al corpo professionale. Noi non abbiamo più la leva con cui noi, le forze, con l'esercito, no, noi facciamo. Chiarissimo, chiarissimo. Noi assolutamente questo sforzo lo dobbiamo fare fino in fondo, perché se avremo problemi anche di dimensioni di area, questa volta l'intervento è stato massiccio e concentrato, ma quando abbiamo fenomeni di carattere diffuso, ma anche per sviluppare la prevenzione. Ma per lei dice sforzo perché allo Stato costa denaro? Costa. Guardi, il volontariato non costa niente. Bene. Ed è anche un grande fenomeno di integrazione sociale. No, ma perché io che li visito spesso, ho trovato una cosa strana, ma bella, che l'integrazione fra gli immigrati e i residenti italiani avviene nei gruppi comunali di protezione civile molto più che in altre occasioni. È molto più facile. Si crea l'integrazione della comunità.